If I hit the switch, I can make the ass pop, stop, drop, and pop it. Yeah. And after you pop it, please put it in my pocket. Look here, I need a spot. Ehi là ragazzi, sono sempre io il vostro Dicore25 ed eccoci qui in un nuovo video, un video speciale che inaugurerà una rubrica che comincerò adesso e spero di portare a cadenza occasionale e poi tutto starà nel vedere il feedback che lascerete. Sono qui nel server iPixel e come potete vedere questo server è molto famoso. Mi rimetto nella visione normale e andiamo a fare come primo episodio una build battle. Ho visto questa modalità trattata da Stepney, ho sempre, appena l'ho visto, ho desiderato di poterla provare e sinceramente mi sono detto ma sì, proviamoci. Ok, qual è il tema? Futuristic house. Io che cacchio ne so. Boh, vabbè ragazzi, io costruisco un po' a caso. Mettiamoci il ferro, che diciamoci il blocco di iron, che forse è un po' meglio. Ah, sì, sto perdendo un casino di tempo tra l'altro. Facciamo una specie di igloo. No, allora partiamo più in là. Una specie di igloo. Io per futuristico intendo questo, cioè poi non me ne frega. 2, 3 e 4. Era 4, no? No, 5. 2. La canzoncina tra l'altro è fastidiosissima, poi vabbè, voi non la sentirete perché io abbasso sempre i suoni in fase di editing. Però è fastidiosissima la canzoncina, non so neanche se si possa togliere. 4 minuti rimanenti, ragazzi. Alla fine mi è capitato anche una cosa un po' più complicata. Devo un po' velocizzare il passo perché sennò qua non riesco manco per il cavolo a finirla. Non so ragazzi, sarà uno proprio assurdo, ve lo dico. Poi taglierò perché non posso farvi vedere tutta la casa. Ok ragazzi, ho finito l'esterno, adesso faccio la porta. Oro. Un minuto rimane ragazzi, devo essere velocissimo, devo fare almeno il pavimento. Qua facciamo tre finestre. È una cagata, me ne rendo conto ragazzi, ma mi è venuto in mente solo questo. Mamma mia ragazzi, non sapete che cosa sto provando. Il pavimento non so neanche se ce la faccio. No, lasciamolo così. Mettiamo una crafting, questa e qualche chest. No, cacchio, come messo. Facciamo una zona fornaci. Ok ragazzi, è finita la nostra cagata di casa. Mi rendo conto che fa veramente schifo, ma chi se ne frega, vediamo. È l'ora di votare, ragazzi. Ok, vediamo di votare. Ci saranno vari round, quindi dovrò tagliare. Vedrà un video lungo lo stesso. Ok, 3 secondi per votare. Via, via il voto. Ma che schifo è sta cosa? Mamma mia, ragazzi, è un proprio assurdo. Super cacca, proprio. Cosa sono sti versi? Da fastidissimo, ragazzi. Che schifo, ma cos'è sta roba? Cioè io non, ragazzi, non è che voglio votare brutto, però fanno cagare queste cose. Mettiamo anche questo super pupa, è bruttissima. Questa? Già questa, un po' di customizzazione, cioè vediamo. Mettiamo... Ok, dai. Ah, ci sono i versi per ogni voto. Questa? E questa non mi sembra per niente moderna, però, ragazzi, guardiamola dentro, si può entrare. Sì, c'è l'entrata. Mettiamo ok, dai. Questa? Beh, questa è fantastica, ma cos'è? No, beh, questa, ragazzi. Insomma, non si entra. Allora solo un ok, ragazzi, non si può entrare. Non ha fatto l'interno. Eccola la mia! Cioè, ragazzi, voglio 30.000 voti. Stiamo scherziamo. Che cos'è sta roba? Che schifo.
Cioè, ha sprecato 2 ore per fare il pavimento, queste cose qua, non ce l'ha fatta. Cos'è? Ah, la casa moderna c'ha un ragno al guinzaglio. Faffe J. Questo è uno schifo, cos'è sta roba? È un cubetto di... Mamma mia, no. Facciamo poop, non super poop, dai, perché almeno l'idea è strana. Questa è carina, questa. Però non si può entrare, ma cos'è? Mettiamo solo ok, ragazzi. I voti dei... I suoni dei voti fanno veramente sorridere. Questa cos'è? No, questo è un pene. È chiaramente un pene, ragazzi. Però si meritano ok per l'idea di fare un pene che non c'entra niente. Magari in futuro vivremo nei peni. Chi ha vinto? Cioè, ha vinto questa? Stiamo scherzando, spero. Io sono arrivato quarto. Era un'unica partita, vabbè. Quindi, ragazzi, questa... Non so, no, non è finito l'episodio, voglio farne un altro, però non voglio allungare eccessivamente. Vabbè, sì, dai, facciamone un altro, ragazzi. Taglio ancora di più e faccio venire il video piccolo. Comunque, quarti siamo arrivati, ragazzi, niente male. Però devo vedere se riesco ad abbassare i suoni. Ok. Creative Inventory. No, cos'è? Cos'è la missione? Non ho capito. Pokémon. Fantastico, ragazzi. Posso creare... Iniziamo subito col fare una Pokéball. Che nel dubbio almeno quella c'è. 1, 2, 3, 4, 5. Come prima, sto facendo lo stesso schema di prima, ragazzi. Però già il fatto che io non debba salire in altezza mi aiuta. Lo so, sarà una cagata perché gli altri si sfogheranno molto di più. Però io inizio così, ragazzi. Poi se mi avanza tempo faccio qualcos'altro. Ah, tra l'altro pure sbagliato. Perché l'altra metà va bianca. La modificherò poi col tempo. Mi rendo conto, ragazzi, che è la cosa più semplice che possa venire in mente a una persona, fare la Pokéball. Se si parla di Pokémon, ma chi se ne frega, sinceramente non è che mi interessi molto. Poi ho detto, se mi avanza un po' di tempo, faccio qualcos'altro. E lì non lo posso rimpiazzare perché non ho tempo. Ci sarà gente che avrà fatto delle cose epiche, sicuro. Però, ragazzi, bene o male, dai, non è male. Almeno la Pokéball l'ho fatta. Poi adesso non lo so, vediamo se posso fare qualcos'altro. Non mi viene in mente niente. Ok, proviamo a fare la fiamma di Pokémon Erba. Proviamo a fare la fiamma di Pokémon Erba. È la fiamma di Pokémon Fuoco, ovviamente. Ho preso anche il blocco di cose che non volevo. Qua facciamo una goccia. Lo so, ragazzi, è una cagata assurda, però ci sto provando almeno. Facciamo lo stelo marrone. 1 minuto rimanente, beh, ce la facciamo. Ho fatto anche la Pokéball stortissima. Con la Yellow Wool facciamo un tuono. Dovrebbe essere un tuono questo, ragazzi. Siete un po' clementi. Secondi. Cerchiamo di farlo diventare più tuono possibile. Direi che così ci siamo, dai, si capisce? È uno schifo, ragazzi. Ecco, togliamo il gold là. Mettiamo la lana. Beh, ragazzi, ditemi nei commenti quanto date a questa pixel art, diciamo, sui Pokémon. Quanto mi date? Vediamo i voti, ragazzi. Passiamo ai voti. Prima sono arrivato quarto, non lo supererò mai quel voto là. Perché quella casa lì, la mia, anche se era obbrobriosa, era veramente più bella. Cos'è sta roba? Ah, sarebbe una battaglia tra Pokémon. Pup, perché non si è neanche impegnato. Però è bello quegli effetti, devo imparare a farli. Eccolo, lo sapevo che c'era il tipo che faceva la cosa epica. Sì, ma non c'è il pezzo sotto. No, no. Manca di organizzazione, poop, via. Tanto lo faranno vincere sicuro. Cos'è sta roba? Che cos'è questa roba? Fa schifo, fa. Poop. Ragazzi, non è che io sto votando brutto apposta per vincere, anche perché non cambia niente, però almeno la mia un po' di ingegno c'è. Guardate qua che figata! Cioè io voglio 30.000 voti, ragazzi, ve lo dico, voglio vincere. È la goccia, si capisce, no? Che è una goccia, quello è un tuono. Questo? È già questo. Un Pikachu bruttissimo che sembra che sta spermando la Pokéball. Però mettiamogli un ok. Veramente sembra che sta... Che schifo è?
Fantastico. Questo Charmander è bellissimo. Ok, deve vincere lui. Non me ne frega di vincere, deve vincere lui. No, è troppo bello questo Charmander. Questo qua è ancora più bello. C'ha pure gli occhi. No, anche questo dà un bel ok. Vedi, non sono cattivo ragazzi, io i voti li do alla fine. Perché guarda, questo Charmander, a parte la fiamma gialla però vabbè. Questo cos'è? Che schifo, cos'è? È un Pikachu. Metto ok solo per l'idea, ma non è che mi piaccia molto. È un po' bruttino. Ecco, questa è una cagata come quell'altro, quindi poop assolutamente. Con 5 minuti di tempo non puoi fare questa cagata. Dai, sinceramente. Questo cos'è? Un Pikachu senza con la coda. Ma che schifo. Però per l'impegno ti do ok, dai. Ma solo per l'impegno perché è bruttissimo. Tanto lo so già che vincerà una merda, ragazzi. Sempre così. Questo cos'è? No, questo Pikachu è bellissimo. Beh, questo ti meriti un good. Per l'idea. È un po' brutto, però un good te lo meriti. Secondo me non arriverò mai a mettere Epic, ragazzi. Oppure Legendary. Eccolo. L'avevo appena detto. E questo si merita un Epic. Non è bellissimo, ma si gode. Qualcuno ha votato Legendary? Eh beh, ci credo. Terzo! Ragazzi, sono arrivato terzo! Oh! Fantastico, ragazzi, terzo! Cosa sono quelli punta i punti che mi hanno dato? 49? Il secondo 61. Dai, ragazzi, ci è andata bene. Mi devo riguardare la registrazione per vedere chi è arrivato prima di me, Arctic. Comunque, ragazzi, per questo primo video sui minigame di Hypixel è tutto. Direi che è andata abbastanza bene. Un quarto posto e un terzo posto. E che dire, ragazzi, io sono soddisfattissimo di questo primo. E credo che lo farò molte volte, ragazzi. Se vi piace questa modalità, fatemelo sapere con un commento. Perché io mi sono divertito un casino a cercare di inventare il più possibile. Se avessi fatto solo la Pokéball come all'inizio, ragazzi, ho vinto 9 deliveries. Vabbè, quello che è. Se avessi fatto solo la Pokéball come era l'idea iniziale, sarei stato. Non sarei arrivato manco tra i primi 10. E invece ho avuto l'idea di fare quelle obbrobriose cosine che sembravano fuoco, acqua, terra, erba. Comunque ragazzi, spero che siate rimasti soddisfatti da questo video. Ho intenzione di fare più video sui server Hypixel o su altri minigame che voi, se voi volete segnalarmeli, magari anche in compagnia con voi. Basta che me lo dite. Comunque da Dticore25 è tutto. Lasciate un like, un commento e iscrivetevi. Ditemi se meritavo o no il terzo posto o se era dovevo vincere. Soprattutto nel primo round perché quella casa non era moderna. Una casa di merda sull'albero era uno schifo. Comunque ragazzi, da Dticore25 è tutto. E lasciate un like, un commento, condividete il video e alla prossima. E good luck ragazzi. Ciao ciao.